Sabato mattina ore? Allora sono 10 e 17. 10 e 17 dove siamo? Via di San Vittorino. E perché siamo a San Vittorino? San Vittorino per le cascate di? San Vittorino, perché a me che quello del bar ci ha detto che dalla piazza qua, dalla piazza del Castello, cioè, del Castello si scende sotto là, tenendo sempre la sinistra, si arriva alle, cosa arriva alle cascate. Se chiedo sembra abbastanza comodo. Abbiamo scelto di fare questo qua, in realtà c'è un altro sentiero che parte da sopra. Abbiamo scelto questo perché ci hanno detto innanzitutto che è più comodo e poi perché così in piazza si può parcheggiare tranquillamente, al ritorno c'è il bar, c'è la fontanella, insomma sono diverse comodità. Come abbiamo visto Romina sta cercando di fare, gli ho detto andiamo alle cascate, lei no, voglio andare in montagna, voglio sciare, e sta facendo sci. Primo bivio a sinistra, praticamente che segue la costone qua, è la gola, come si chiama la gola? Sto andando nella valle, che valle? La gola. Che valle? A valle, dici? Tanta pazienza, tanta. Allora, ci siamo fermati nella bottaglia, anche se c'è un suono di cigare molto molto forte. E forse il mese è fine luglio. Allora, facciamo silenzio. Finito il bosco, c'è un altro bivio. L'ultimo bivio è questo qua, si riconosce perché c'è la Y, la strada che scende dall'alta abbadia, dalla strada. E quindi ecco qua trovi l'incrocio e questo è l'ultimo incrocio a destra, vero? Ah, l'unico a destra, ecco, aspetta che rovina la musica apposta. Allora, arrivati alla cascata, da che ora è? Allora, sono le 11 e 8. Quindi, quanto ci abbiamo? Una cinquantina di minuti. 50 minuti, 800-900 metri di strada, molto comoda. Molto comoda e facile. La cascata è molto bellina e l'acqua, non sappiamo ancora la temperatura. No, non l'abbiamo provata, ci abbiamo un po' paura. Vabbè, adesso ci buttiamo nell'acqua. La zona, ci abbiamo sia la zona al sole che la zona all'ombra, sì. La zona asciutta e la zona umida. Nella zona... La zona bagnatissima. L'acqua è un po' fredda, però questo tornare è tornare. Al sole ti riprendi tutti. Sì, la cascata è meravigliosa, ti dà quel senso di libertà, quel senso di freddo.
piacevole. E la cascata merita. E niente, ci vediamo sul nostro canale per il video. Seguiteci nella nostra prossima avventura. Triz, Travel Blog per passione. Iscrivetevi al canale e ricordatevi di fare like ai video, di accendere la campanella e c'è una YouTube. iscriviti.